Massimo Colonna, chimico, presidente del comitato gestione partecipata del territorio di Bomba. Presentata la raffineria della Forest Oil a Bomba. Ecco, che cosa viene fuori da questo incontro? Viene fuori che se la Forest aveva intenzione di venire a Bomba per convincere i cittadini, sono stati assolutamente incapaci di raggiungere questo obiettivo, perché per l'ennesima volta non sono stati in grado di rispondere a delle domande tecniche sulla scarsissima tecnologia prevista per l'impianto e quindi hanno fatto una pessima figura, e io spero che sia l'ultima volta che la Forest Oil venga ancora sul territorio di Bomba. Tecnici della Forest Oil messi in crisi dalle vostre domande. Quali sono secondo voi le criticità di questo impianto? Sono venuti con circa 30 tecnici e non sono stati in grado di rispondere a quello che sono le nostre domande. Le nostre domande si riferiscono prevalentemente all'impianto di trattamento del gas e alla tecnologia utilizzata per abbattere l'idrogeno solforato. Non è una tecnologia prevista tra le migliori disponibili attualmente e quindi tutto questo causa la necessità di mettere un inceneritore a valle dell'impianto, e noi questo non lo vogliamo. Alla fine è venuto fuori che esiste un impianto simile soltanto al mondo di questo tipo, che si trova nel deserto. Esatto, finalmente siamo riusciti ad ottenere la vera risposta che volevamo, cioè noi abbiamo chiesto questa sera dove si trova un impianto simile a quello che vogliono realizzare a Bomba. La risposta è stata che ce n'è una solo nel mondo, è nel Texas ed è nel centro di un deserto. Noi qui siamo pochi, ma questa zona non è un deserto e non vogliamo fare da cavie alle tecnologie di una ditta olandese. La subsidenza? Il discorso della subsidenza è un discorso molto complesso, ma questo fenomeno potrebbe mettere a rischio la stabilità della diga e questo potrebbe comportare di svuotare l'invaso del lago di Bomba e quindi privilegiare lo sfruttamento di un idrocarburo fossile contro la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e pulita, quale è quello idroelettrico, che viene fatto a Bomba da 60 anni. Si è parlato anche di un viaggio pagato dalla Forest Oil al sindaco di Bomba, ai tecnici della regione e all'assessore alla provincia, Caporrella, per andare a visitare un impianto in Olanda, che però non c'entra niente con quello che dovrebbe essere l'impianto di Bomba. L'impianto che hanno visitato in Olanda è un impianto che tratta acqua di cartiera e quindi viene generato dell'idrogeno solforato per la digestione anaerobica che subiscono queste acque reflue, ma i flussi e le quantità di idrogeno solforato non hanno nulla a che vedere con quelle che verranno utilizzate a Bomba. È per questo che noi abbiamo chiesto dove c'è un impianto simile che tratta gas naturale, che è il caso nostro. Ce n'è uno solo in Texas, in mezzo al deserto. Quindi noi non possiamo accettare una tecnologia che non è stata mai sperimentata.